Fratelli d'Italia, l'Italia sei desta, nell'elmo di Scipio sei cinta la testa. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia che amo! Dai! 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 Sabato! Vinso c'è ne fai! Mamma mia! Forza Italia! Vinso mai! Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi seconda partita del girone Euro 2024 della nostra Italia. Diciamo una partita importantissima, una partita che ci tiene tanti ricordi. Bravo. Europei, gli ultimi europei. Gli ultimi europei, Italia, Spagna. Oggi siamo qui con Chef e Cristian. Ciao ragazzi. Ma oggi siamo con la famiglia Lanza. Quanto finisce? Dai! Dai! Dai, dai, dai! 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 Ma non tocchiamo sempre la palla dietro, non tocchiamo sempre la palla adesso. Bisogna stancare con mettere la ragione. Ci stanca le vite. E quindi devo uscire il difensore centrale. Mascolà! Gianlu! Ma lo vesci! Ma lo farò da! Ma sfondavo! Due sitac, devi fissare un sitac! E in Argentina, fedac! Parte di Marco, eccolo servito. Ciao! Ciao! Un secondo. Invece non aspettavano proprio sul primo, era lì che era la messa di Marco. Barella la riprende, Calafiori. Già l'indietro, ma che mi costa, quando fanno grosso! Pallone per Yamal, che non riesce a controllarlo, Pellegrini si gira bene. Saliamo come gli andiamo. Sì, sicuro. La fatto non giusto che sei veloce. Di Lorenzo. Uno contro uno. Chi vince? Mamma mia! Ha deviato qualcuno e poi forse anche l'ha toccata da una gomma. L'ha toccato secondo me. Ci abbiamo sbagliato, ma non ci ha mai scettato. L'ha toccato. E adesso su questo tiro qua. L'ha pigliato. Secondo più giovane sono Champions League, secondo più giovane. Ma non c'è a giocare titolare, il più giovane a segnare nel turno eliminazione. Ah, c'è tutto il palo! C'è lui! Ma che va a fare? O più giovane, che va a fare che più giovane? C'è un calcio di punizione. E speriamo un po', dai. Ma che qualità. Tu puoi giocare solo dall'interno. Non è cosa tua. Solo dall'interno è qua. Posizione. Hai capito? Ma pare che ti metti a paura qua. Non metti da paura. A proteggere con bastone. Un dall'interno ci ti ha cacciato la scienza. E l'arbitro dice che può passare la. Beh, finito il primo tempo ragazzi, tra Spagna e Italia 0-0, praticamente 80% di possesso palla della Spagna. Vabbè, adesso possesso palla, però cioè non sapevamo che partita è, secondo me l'Italia sta cercando il pareggio, la Spagna sta giocando. Noi stiamo facendo più una partita di attesa mentre la Spagna sta giocando, dai. Perché l'Italia tu sai, se partite loro che giochi contro piedi. Esattamente. Però migliore che venga i gol. Migliore campo Donnarumma. E fa bene dall'altra parte. Sì. Speriamo il secondo tempo di fare qualcosa perché a livello offensivo. Dai, forza, dai. Ragazzi, è iniziato il secondo tempo di Spagna-Italia. Dai, dai. Svegliamo. Yamal, controlla Yamal, 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 Mamma mia. Gioca bene la Spagna. Splendida partita di Cucurella. Mamma mia, sta facendo un porto doppio. Le problematiche
sono rimaste le stesse. No, sono sbagliate. Ma che sei forte, che? Io adesso mi piace. Santa di Lorenzo mette il numero. No, no, no. Spalla il vantaggio, meritatamente. Ma su Alessi per tutte le palle, su non ce la faccio più. Meritatamente per tutti i coglioni. Ce la faccio. Se te faccio allora, Alessi. Alessi, dai. Vedi che è molto lento di Lorenzo. Chi ci va il conto? Sta correndo verso la porta per accettare la finale senza pensare che si possa arrivare con i conti. Non la piazza. Ma la spagna ci sta mangiando, però. Già sto quello che si fa. Beh, più forte a spagna. Tom su pallonari, in due. Tutto. Puttano! C'è una protesta di Calafiori in area di rigore. Ma sta a terra. Ma tu dove c'è? Ma tu barbagallo. Ci ha rotto le palle. Tutto in dolce. Ma ti dore. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia Donnarumma. Allora scusate, non fai qua la prossima partita. Siete a me. Stai ci dovete bloccare di Lorenzo. Cerca di far allungare la squadra. Zaccagni non lo tiene. Voglio, ma non sa più. Mi ha giocato male oggi. Ma non sa più qua. Ma non sappiamo giocare oggi. Non sappiamo fare solo le interazioni. Non sappiamo qua. Ma ci va. Lo punta. Provaci. Dai. Oh, dai. Fallo precedente. Ha fatto il fallo. Sì. Dai, dai, tutto, ma tutti uno, tutti uno. Dai, vai. Anche Donnarumma va a saltare. Ma è giusto. Anche Ciccio Donnarumma in the box. Anche Donnarumma in the box. Che si vede? È un'ultima occasione. Che si vede? Tutti contro la rigore. Ancora non fai prendere il direttore di gara. Tu quasi. Ma chi si è? La porta o Normandi? Chi è? Fa scattare da. Donnarumma da solo all'interno dell'area di rigore. Calcio d'angolo verso Donnarumma che non arriva. Tutto bene! Vai veloce! Mettila! Lo fa con in testa sul secondo palo, la palla del porto. Ma porca! E va! Abbiamo provato con la forza della disperazione. Abbiamo provato. La finisce qui, tutti sotto la doccia. Spagna parte Italia 1-0. Peccato, peccato, peccato. Vabbè, non devi dire peccato perché abbiamo, giocato male, malissimo. La Spagna ci ha fatto le come si occupa a loro. Il centrocampo ha dominato loro. Per lo agio Gigno, sì. Fine del primo tempo, significa l'Italia non girava. Spagna ha dominato. Di Lorenzo è guardabile. Non mi dice che abbiamo fatto come detto le prime. La macchina è toccata un pallone. Frattesi sono due partiti che non toccano un pallone. Cioè, sì, l'unica ma sparata con 3 punti ci qualificammo. Terzo, ma mai c'era la Croazia, è basso. Noi a mai c'era la Croazia perché questa giornata l'abbiamo giocata male. Ma mananza, dobbiamo ringraziare. Lo so. Ma ringrazia Donnarumma, che Donnarumma ha fatto tante parate. Però onore in merito alla Spagna perché la Spagna ha dimostrato stasera essere 80% molto più forte dell'Italia. Sì. Ci vediamo lunedì. Ringrazio la famiglia Lanza per essere stati qui. Forza Italia e ci vediamo lunedì sera. Vai, Italia Croazia. Partita fondamentale, Fondamentale. O pareggio o vittoria. Poi se perdiamo non lo so, ma a Mavic. Lunedì a Mavic.